Physics no problem numero 9, pagina 14, è la prosecuzione del problema precedente. Si chiede l'energia immagazzinata nel campo magnetico in questi 0,914 secondi, poi l'energia immagazzinata con la corrente a regime, quindi vuol dire in un tempo infinito, e poi l'energia fornita al generatore, immagazzinata dall'induttore e dissipata dalle resistenze nel circuito in un millisecondo. Dopo aver confrontato queste energie, trarre le conclusioni. Cominciamo con l'energia immagazzinata dal solenoide dopo 0,914 secondi, che si calcola, come sappiamo, con questa formula. Dobbiamo metterci al posto della corrente il valore 0,35 A, che è l'intensità di corrente raggiunta dopo quel periodo, quell'intervallo di tempo di 0,914 secondi. Il risultato praticamente è 1,5 joule. L'unità di misura si ricava immediatamente perché Henry corrisponde a joule su ampere quadrato, quindi Henry per ampere quadrato fa joule. È immediato anche il calcolo dell'energia immagazzinata, sempre all'interno del solenoide, dentro il suo campo B, dopo un tempo infinito, quando l'intensità di corrente si porta al valore asintotico 0,816 A, con un calcolo identico a quello precedente, ma con la corrente asintotica anziché 0,35 A si ricava 8 joule. Più complicato è il calcolo dell'energia fornita dal generatore, dissipata dalla resistenza e immagazzinata dal solenoide dopo un millisecondo. Da un punto di vista qualitativo, l'energia che viene fornita dal generatore in parte è dissipata dalle due resistenze e trasformata in calore, cioè in energia termica, e la restante parte è immagazzinata nel campo magnetico all'interno del solenoide. Quindi in ogni istante si ha sempre questa relazione di conservazione dell'energia, secondo cui l'energia erogata dal generatore è uguale alla somma dell'energia dissipata in calore dalle resistenze più l'energia accumulata dal solenoide nel suo campo magnetico. Quindi Ug uguale UR più UL, e questa relazione vale in qualunque istante, da t uguale a 0 all'infinito. Infatti ricordiamo, prendendo per esempio l'istante 0,914 secondi, che Ug è tutta l'energia fornita dal generatore dall'istante iniziale fino a quel momento, UR è tutta l'energia dissipata dalla resistenza fino a quel momento, e UL è tutta l'energia accumulata dal solenoide fino a quel momento. Il calcolo di queste energie però è complicato dal fatto che abbiamo a disposizione una formula per calcolare direttamente l'energia soltanto nel caso del solenoide. È la formula che abbiamo applicato prima e ci dà l'energia accumulata dal solenoide dall'istante iniziale fino al momento in cui la corrente sale al valore qualunque I. Questo calcolo lo possiamo fare immediatamente, dopo lo faremo, basterà sostituire all'intensità di corrente I il suo valore dopo un millisecondo. Invece l'energia fornita dal generatore e quella dissipata dalla resistenza la dobbiamo ricavare dalle potenze istantanee. Infatti noi conosciamo la potenza fornita ad ogni istante dal generatore, che vale F per I, e quella dissipata in ogni istante da una resistenza, che vale RI alla seconda. La differenza concettuale tra una potenza e una energia è che la potenza non si cumula nel tempo, cioè non si somma, mentre invece l'energia si accumula. Per esempio, mentre ha senso sommare ogni piccola quantità di energia, per esempio fornita dal generatore, in modo da ottenere l'energia totale fornita dal generatore dopo un certo tempo, non ha senso invece sommare i valori di potenza forniti dal generatore, cioè sommando le varie potenze istantanee una dopo l'altra il risultato non ha nessun significato fisico. È un po' come la relazione che c'è tra la velocità istantanea e lo spazio percorso. Mentre ha senso sommare tutti i pezzettini di spazio che percorro e alla fine, dopo un certo tempo, avrò lo spazio totale percorso, non ha senso sommare le singole velocità. Alla fine la somma di tutte le velocità istantanee è qualcosa che non ha nessun significato.
Piuttosto si può fare la media della velocità sull'intero percorso, ma allora sarebbe come fare la media della potenza erogata dal generatore in tutto un intervallo di tempo. E quindi la media ha un senso quando si parla di potenze, la somma di tutte le varie potenze istantanee no. Comunque torniamo al calcolo delle energie che dobbiamo ottenere dalle potenze istantanee. Cominciamo con il generatore. La potenza istantanea fornita dal generatore è quanta energia fornisce ogni secondo. In termini differenziali è il rapporto tra la quantità infinitesima di energia che il generatore fornisce e il tempo dt infinitesimo nel quale fornisce quella quantità di energia. Rovesciando la formula, la quantità di energia infinitesima fornita in un brevissimo intervallo di tempo si ottiene moltiplicando la potenza istantanea in quel momento per l'intervallo di tempo infinitesimo. Poi si sommano tutte questi contributi di energia, ecco perché si diceva che l'energia è cumulabile. Sommiamo tutti questi contributi di energia che fornisce il generatore, le integriamo tra 0 e t e abbiamo l'energia totale fornita dal generatore in questo intervallo di tempo, cioè da 0 a t. In pratica quindi dobbiamo fare l'integrale della potenza istantanea fornita dal generatore per l'intervallo di tempo infinitesimo, cioè dobbiamo fare alla fine questo integrale. Una cosa simile va fatta per calcolare la potenza, anzi l'energia totale dissipata dalla resistenza a partire dalla potenza. Infatti la potenza dissipata in ogni momento è il rapporto tra la quantità di calore sviluppato, quantità infinitesima, in un tempo infinitesimo. Quindi procedendo nello stesso modo che abbiamo fatto per il generatore, dobbiamo integrare tutti i contributi di energia dissipata e quindi integrare la funzione potenza dissipata, cioè integrare questa quantità. Nel caso del solenoide procediamo a ritroso perché abbiamo già la quantità di energia accumulata, allora facendo la derivata nel tempo otteniamo la potenza, qui non è potenza R ma è potenza L, quindi è la potenza accumulata in ogni istante dal solenoide, LII punto, che è la derivata temporale di questa funzione. Questo calcolo ci fornisce quanta energia al secondo il solenoide accumula nel suo campo magnetico. Per fortuna però non dobbiamo fare gli integrali che dicevamo prima, perché l'intervallo di tempo di un millisecondo è così breve rispetto alla costante tempo del circuito, ricordiamo che era 1,63 secondi, quindi è più di 1000 volte minore, e allora possiamo evitare l'integrale utilizzando in pratica queste formule infinitesimali. Cioè immaginiamo che un millisecondo sia un intervallo di tempo infinitesimo, perché in pratica lo è rispetto alla costante tempo del circuito. E quindi basterà moltiplicare la potenza fornita dal generatore per un millisecondo e la potenza dissipata dalla resistenza moltiplicata per un millisecondo e troveremo quanta energia ha fornito il generatore in quel millisecondo e quanta energia ha dissipato la resistenza in quel millisecondo. E la stessa cosa la possiamo fare, anche se non è necessario, anche per l'induttanza. Per trovare quanta energia accumula nel campo magnetico il solenoide in un millisecondo. Da un punto di vista intuitivo, significa prendere sul grafico della corrente elettrica un intervallo di tempo che possiamo considerare infinitesimo, quindi un millisecondo, e immaginare che in quel millisecondo la potenza erogata dal generatore e dissipata dalla resistenza sia praticamente costante. Quindi andiamo a sostituire alla potenza erogata in quell'istante dal generatore il valore F per I e alla potenza dissipata dalla resistenza RI alla seconda. Il problema però è quale è il valore della corrente da inserire in queste formule, perché la corrente non rimane costante in quel millisecondo, nel primo millisecondo. Anzi, nel primo millisecondo la variazione di corrente è addirittura massima. Allora non sappiamo se inserire il valore della corrente all'inizio dell'intervallo, ma allora sarebbe I uguale a 0, o il valore della corrente alla fine dell'intervallo, cioè dopo un millisecondo, e allora sarebbe 0,50 mA. Questo valore 0,50 mA si calcola subito sostituendo nella equazione della salita esponenziale della corrente, che è questa, al posto del tempo, il valore 1 millisecondo.
quindi I max 1 meno E alla meno 1 millisecondo diviso tau, e otteniamo appunto mezzo milliampere. Quindi torniamo al nostro disegno, dicevamo quale valore di corrente consideriamo come se fosse costante in questo primo millisecondo, non possiamo considerare né il valore 0 né il valore mezzo millisecondo, ma immaginiamo un valore intermedio, quindi la media aritmetica, come se questa salita anziché esponenziale fosse lineare. Quindi consideriamo in pratica il valore di corrente a metà intervallo, a mezzo millisecondo, e otteniamo 0,25 mA. In altre parole, noi stiamo approssimando questa salita di corrente nel primo millisecondo come se fosse invece un valore di corrente costante, un valore di corrente pari a 0,25 mA. E faremo tutti i calcoli con questo valore. Quindi sostituiamo 0,25 mA qua e anche qua per calcolare le potenze istantanee del generatore e della resistenza, da sostituire poi in queste due formule. E così troviamo che il generatore eroga una potenza F per I, 12 volte per 0,25 mA, sono 3 mW. Vediamo anche che le due resistenze dissipano una potenza in quel momento, cioè all'inizio, trascurabili. Infatti sono 0,02 microwatt e 0,9 microwatt. Questi valori li abbiamo ottenuti sempre dalle formule delle potenze dissipate mettendo la corrente 0,25 mA. E vediamo che le due resistenze insieme vanno a dissipare meno di un microwatt, un valore del tutto trascurabile rispetto ai 3 milliwatt erogati dal generatore. Facciamo lo stesso calcolo anche per la potenza accumulata nel campo magnetico dal solenoide, utilizzando la formula della potenza. Andiamo a sostituire alla corrente 0,25 mA, e per calcolare la derivata della corrente immaginiamo, appunto avevamo immaginato questa salita di corrente lineare, quindi la derivata la calcoliamo come coefficiente angolare, come rapporto incrementale senza passaggio al limite, facendo 0,50 A diviso 1 millisecondo. Quindi abbiamo una salita di corrente in questo tratto, quindi una derivata di 0,50 A secondo, cioè vuol dire che la corrente aumenta al ritmo di mezzo ampere ogni secondo in questo tratto iniziale. Andiamo quindi a sostituire il valore della derivata della corrente e troviamo che all'inizio il solenoide accumula energia al ritmo di 3 millijoule al secondo. Questa è la potenza accumulata, 3 millijoule al secondo, esattamente uguale, 3 millijoule al secondo, all'energia fornita, anzi alla potenza fornita dal generatore. Questo in pratica vuol dire che alla chiusura del circuito, nel primo millisecondo, praticamente tutta l'energia che viene fornita dal generatore va a finire accumulata nel campo magnetico del solenoide, e pochissima viene dispersa in calore dalle resistenze. Questo è logico perché la corrente è ancora talmente piccola nel primo millisecondo che la dissipazione sulle resistenze è trascurabile, cioè si dissipa pochissimo calore, e praticamente tutta l'energia fornita dal generatore serve alla creazione del campo B, cioè del campo induzione magnetica dentro il solenoide, e l'energia fornita dal generatore va ad accumularsi dentro al campo magnetico del solenoide. Ora moltiplichiamo tutte queste potenze istantanee iniziali per il millisecondo, per l'intervallo di tempo, e troviamo tutte le energie in gioco in quel primo millisecondo. In particolare il generatore in quel primo millisecondo fornisce una energia di 3 microjoule, che si ottiene appunto moltiplicando la potenza che fornisce in quel momento, 3 microwatt, per la durata dell'erogazione, 1 millisecondo. Allo stesso modo le due resistenze dissipano un'energia che si ottiene moltiplicando le potenze dissipate in quell'istante iniziale per la durata della dissipazione, cioè 1 millisecondo, e si tratta comunque di valori trascurabili come abbiamo visto prima. Infatti sono energie dissipate dell'ordine del nanojoule, messe insieme tutte e due non fanno un nanojoule, e quindi è più di 3 ordini di grandezza meno dell'energia fornita dal generatore, che era di 3 microjoule.
moltiplicando poi la potenza accumulata dal solenoide per un millisecondo, abbiamo l'energia totale accumulata dal solenoide, 3 microjoule, e torna giustamente che tutta l'energia fornita in quel microjoule, in quel millisecondo, dal generatore va a finire tutta dentro al solenoide. Ricordiamo solo che era possibile ricavare direttamente l'energia accumulata dal solenoide dopo un millisecondo, semplicemente utilizzando la formula questa che abbiamo a disposizione e mettendoci al posto della corrente il valore raggiunto dall'intensità di corrente dopo un millisecondo, valore che era di 0,50 mA. Quindi facendo il calcolo diretto si ritrovano i 3 microjoule che abbiamo ottenuto invece con la potenza accumulata. Come ultima osservazione, noi possiamo inserire, come effettivamente è, la resistenza interna dentro al generatore reale, quindi il generatore reale è il generatore ideale con la resistenza inserita dentro, e allora la potenza fornita dal generatore reale è quella fornita dal generatore ideale, però scalata, cioè tolta la resistenza dissipata, la potenza dissipata sulla resistenza interna. Quindi la potenza del generatore reale è uguale alla potenza del generatore ideale meno la potenza dissipata nella resistenza interna, e questo generatore reale va ad alimentare la resistenza vera e propria e va ad alimentare l'induttanza. Quindi in ogni istante tot joule al secondo fornisce questo generatore ideale, e una parte di questi tot joule al secondo vanno a dissiparsi in forma di calore nella resistenza, e la restante parte vanno ad accumularsi nel campo magnetico dell'induttanza.